Ok ragazzi, questo è il mio veicolo Lego Technic con 50 ruote. Sì, adesso avvicino alle telecamere, ve le faccio vedere, però prima ne parliamo un po'. Per costruirlo ho dovuto depredare tutti i miei veicoli, più delle ruote che avevo in dotazione, più delle ruote che avevo comperato, più alcune che mi sono state regalate. Ho depredato persino il modello di mio cognato. Infatti devo rimontare il tutto velocemente prima che ritorni i miei vecchi. Saccheggiato anche il robot che stava nella sfera, che avreste dovuto vederlo in un video precedente. Praticamente questo robottino aveva delle ruote nella parte inferiore e nella parte superiore, si incastrava perfettamente su questa sfera, e quando le ruote toccavano la sfera di plastica, la sfera ruotava, il robottino rimaneva dentro, quindi si muoveva. Saccheggiato questo, ho dovuto saccheggiare anche le ruote al kart di Bart Simpson, quindi un altro sacrilegio. Ho dovuto saccheggiare nuovamente le ruote a questo veicolo, che questo aveva già dei cingoli, però i cingoli li avevo presi per realizzare un altro progetto, quindi poi ci ho messo le ruote, ho saccheggiato anche le ruote, ho fatto doppio saccheggio, questo povero spazzaneve qua, niente da fare, mister spazzaneve. Ho dovuto saccheggiare anche la mia bellissima Dunebuggy. Ah, scusate il luogo in cui faccio il video, ma in ogni angolo della casa, in ogni angolo c'è confusione, il laboratorio giù fa troppo freddo. Di là nello studiolo c'è un casino di pazzi, troppi progetti in mezzo. Vi ho anche mostrato questa cosa in un video, penso su TikTok, un altro social, su Instagram, però non vi ho spiegato ancora come funziona, come si costruisce, quali sono le modifiche che ho apportato. Comunque ho utilizzato un tutorial su YouTube, solo ho dovuto apportare un sacco di modifiche perché non avevo tutti i pezzi, infatti ho consumato più pezzi di quelli del previsto. Ok, quindi 50 ruote, la maggior parte provengono da modelli, altri erano in dotazione al kit Lego Mindstorm e altre le ho comprate su eBay. E quindi diciamo ho costruito questa cosa che non ha proprio senso, cioè non capisco l'utilità, però a me sembrava divertente fare questo trenino, che poi non so se riuscite a vederlo, ma si stringeva man mano che la ruota diventa più piccola, anche la carrozzeria. Diciamo una carrozza di questo trenino si fa più piccola, quindi c'è anche questa sorta di proporzione tra la dimensione della ruota e la dimensione del carrettino, e questa cosa la trovo molto molto divertente. L'ho fatto senza, diciamo, intenzione e è venuta fuori questa cosa, poi diciamo è snodato, quindi quando fa le curve, quando riesce a farle, funziona abbastanza benino. Uso sempre la mia app. Solo che praticamente in alcuni punti del pavimento non fa presa. Oddio. Ah, alcune ruote non toccano neanche per terra, però nella intro si è visto, eh. Quando devo fare queste cose il veicolo non funziona mai, cioè il mio esperimento a un certo punto si blocca, decide di fare il fesso. Tu fai solo mi bando nel video. Ok. L'app sta facendo la stupida. Funziona! Ma poi scherza, eh. Ha questo problema di questo serpentone. Deve sterza pure, cioè. Usa due motori Lego EV3 con un riduttore, quindi c'è questo bel sistema di riduzione. C'ha ingranaggio piccolo sul motore, ingranaggio grande sulla ruota, quindi c'ho un bel rapporto. Non ho voluto usare l'ingranaggio piccolo piccolo perché sennò altrimenti era troppo lento e non avrebbe avuto senso. Ok ragazzi, per fortuna il video è finito, io vi invito ad iscrivervi al mio canale, di commentare, di lasciare pollice su. Ah sì, prima di tutto vi devo far vedere le 50 ruote, sennò quelli dire, boh, Arpi dice le cavolate, cioè Arpi le dice le cavolate, però le dice con una certa, diciamo, fondo di verità. Adesso sto facendo la telecamera, vi faccio delle ruote, a salutaggio l'ho salutato, quindi alla prossima. Ciao! Ok. State contando?
50 ruote. 50. Come le sfumature di grigio. Ve lo faccio rivedere così riverificate. Così poi rimonto tutte le cose e rimetto un po' a posto, che c'è un casino. Ciao!